Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita di seconda categoria, girone F, Calabria, Futsal Melito Salice 2004. Formazione ospite che si schiera alla destra dei nostri teleschermi, lato mare, mentre la formazione di casa del Futsal Melito, lato monte, quindi alla sinistra dei teleschermi, si schiera con Manti, Calabro, Giovanni Primo, Ielo, Candido, Baccellieri, Laganà, Romeo, Barilla, Rodolfo, Zaccone, Minicusi e Cilione. In panchina Ciglione Pietro, Labate, Verducci, Tripodi, Paolo Romeo, Marcello Barilla e Calabro Giovanni II. Salice 2004, Crupi, Tramontana, Germano, Assumma, Postorino, Mangano, Puntorieri, Pansera, Pulitano, Scopelliti e Nava. In panchina Crea. L'arbitro e il signor Marco Grimaldi della sezione di Reggio Calabria. Ultima giornata del campionato di seconda categoria per quanto riguarda la regular season. Poi il Melito andrà a disputare probabilmente, no, sicuramente con il Ravagnese, e la vincente poi andrà a sfidare la Propellaro. Manovra il Melito con Minicusi, chiama in causa Candido, cross sotto porta, insegue ma invano il pallone Romeo, che non riesce a tenere la sfera in campo. Il gioco riprenderà con una semplice rimessa dal fondo campo a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Crupi, muove di qualche passo e quindi spedisce il pallone verso la linea centrale del campo, aggancia Barilla, chiama in causa il Calabro Giovanni, cross a centro area, in possesso di palla Zaccone mette il pallone a terra qualche metro fuori area, cross sotto porta, un colpo di testa da parte di un difensore, per evitare guai peggiori si rifugia in calcio d'angolo, primo corner della partita a favore del Futsal Melito. 3:25 secondi, il risultato attuale: Almaro Simone di Melito Porto Salvo, corner già battuto, finta e doppia finta, cross sotto porta, fa buona guardia la difesa, può partire il contropiede, insegue velocissimo Puntorieri, aggancia, osserva il piazzamento dei compagni, quindi cede la sfera a Pulitano. Limite dell'area, Pulitano, palla sul sinistro, questi è Scopelliti, cross sotto porta, un colpo di testa da parte di un attaccante
che ha tentato di sorprendere l'attento Nunzio Manti, nulla da fare, ha già recuperato la difesa con questo lancio in avanti, non si chiude il triangolo, agganciano i vari Germano, Assum e Postorino, questi è proprio Assum, anzi Germano, e questi invece in possesso di palla Politano, cerca di mettere in movimento il laterale a sostegno Assum, la palla è pervenuta a Manti, muove di qualche passo d'interno sinistro, chiama in causa Bascellieri, questi è Candito, Laganà, un lancio di Elo, un tiro al volo che non passa lontano dai pali della porta difesa da Crupi. Tutto questo al quinto del primo tempo, sul risultato di 0-0 al Maro Simone di Melito Porto Salvo, nella 26esima giornata del campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Questi è Candito, interno esterno destro, aveva tentato di mettere in movimento Minicucci, fanno buona guardia Mangano, Postorino e Puntorieri, se ne va in serpentina Puntorieri, questi è Capitan Scopelliti, cerca di liberarsi di un avversario che lo atterra a parere dell'arbitro, quindi il gioco riprenderà con un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è sempre Capitan Scopelliti. Calcio piazzato, grappolo di uomini in aria, parte il cross, urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno Nunzio Manti, agguanta impresa aerea, mette in movimento Baccellieri, questi è Ielo, ritorna sui suoi passi, Ielo tentava di servire Minicucci. Politano, Germano, ancora Politano, non si chiude il triangolo, aggancia Candito, l'interno, il pallone non arriva a Zaccone, ha già recuperato il centrocampo ospite, Minicucci, limite dell'area, palla, c'è stato un cross di Zaccone, recupera la difesa ospite, con tutta calma Capitan Scopelliti allarga d'interno destro, avanza palla al piede lo sgusciante Germano, questi è Politano, entra in area, tiro, grande parata da parte quasi distinto di Nunzio Manti, si era presentato, è la prima vera grossa occasione della partita, siamo giunti all'ottavo e la formazione ospite è andata vicinissima al gol del vantaggio. La risposta del Melito, Minicucci entra in area, se ne va sul fondo, cross sottoporta, nulla di fatto. La risposta del Melito non c'è stata, sono momenti di studio questi, siamo appena a 8 minuti e 25 secondi nel corso della prima frazione di gioco, momenti di studio, ma non siamo alla Sorbona di Parigi, a Cambridge o a Oxford e perfino a Bologna, Padova, Roma, Torino e Milano, siamo semplicemente sul tappetino verde del Maro Simone in Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, sulla costa ionica Regina, Futsal Melito Salice 2004 0-0,
L'arbitro, ve lo ricordo, è il signor Marco Grimaldi della sezione di Reggio Calabria. Non si è visto granché in questi minuti, se non una grossa occasione capitata a Pulitano, centravanti ospite, che si è presentato in area davanti a Manti, una staffilata dal basso verso l'alto che ha trovato Manti pronto alla parata. Porta sguarnita, clamoroso errore, poi clamoroso errore, avevo offerto una palla d'oro su un piatto d'argento a Ciglione. Il tiro è stato pronto, ma anche la parata dell'incauto Crupi, che avevo offerto su un piatto d'argento, come dicevo, una grossissima occasione per sbloccare il risultato a Roberto Ciglione. Si giochicchia, come i nostri telespettatori possono notare. Un bel pomeriggio di sole, ultima di campionato, non si chiede molto. Giocatori assolutamente rilassati, tranquilli. Partita regolare, partita aperta, leale, sincera. Fino a questo momento siamo all'undicesimo e rotti secondi nel corso della prima frazione di gioco, quando al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo è sempre 0-0. In possesso di palla capitan Baccellieri, chiama in causa Giovanni Calabro primo, questi è Rodolfo Barilla, si smarca il riceve, limite dell'area, Minicucci, cross sotto porta, non riesce a deviare per un niente Danilo Romeo, che si era presentato, si era materializzato proprio davanti a Crupi. Merito dunque che si affaccia timidamente dalle parti di Crupi. Ora c'è una staffilata di Minicucci, incoccia le gambe di Germanò, esce dai pali Crupi, abbranca, osserva il piazzamento dei compagni e quindi di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa da parte di Laganà, aggancia ma poi spreca Pulitano. Laganà, giudicato falloso questo intervento di Laganà, punizione già battuta ma da posizione irregolare. L'arbitro inverte e concede la punizione anzi al Merito. Laganà si smarca e riceve Minicucci, supera la linea centrale del campo, palla al piede, osserva il piazzamento dei compagni, colpo di tacco all'indietro, questi è Candido, si smarca e riceve Rodolfo Barilla, Ciglione, cross sotto porta, l'esterno destro libera un difensore, un colpo di testa di Baccellieri, ancora Baccellieri con tutta calma mette il pallone a terra, serve Ielo, questi è cross sotto porta, rinviene dalle retrovie Romeo, chiama in causa Candido, lascia sfilare il pallone Romeo e quindi usufruisce di questa punizione, di questa rimessa laterale già battuta. Questi è Baccellieri, ecco Ciglione, Minicucci si libera in bello stile del suo diretto avversario,
Ielo, cross sotto porta, non ci sono attaccanti Romeo, Barilla, Zaccone, Menicucci e Ciglioni, ci sono difensori invece Rupi, Tramontana, Germanò, Assumma, Postorino e Mangano. Intuisce tutto Menicucci, Zaccone va al tiro, bellissima parata ancora di Rupi, è la seconda della serie. Il gioco è fermo, calcio piazzato per il Salice 2004. Quando siamo giunti al 15° minuto nella prima frazione di gioco, e qualche brivido, qualche emozione c'è pure stata. Come dicevo, molte assenze sia da una parte che dall'altra, addirittura il Salice 2004 si è presentato in 11 giocatori più uno in panchina. Menicucci, aveva servito un bel pallone per Rodolfo Barilla, dialogo tra sordi, svanisce la minaccia, questi è Germanò, mette il pallone in palo laterale Giovanni Calabro primo, si incarica della rimessa il solito difensore esterno Germanò, questi è Zaccone, viene chiamato in causa Ielo, si smarca e riceve Zaccone, cerca di andarsene in serpentina, viene atterrato, circondato da due o tre difensori, finisce col perdere palla ma guadagna un calcio piazzato che verrà battuto all'altezza del vertice sinistro, spreca tutto il melito. Quindi il gioco è già ripreso con questa rimessa. Assumma, si smarca e riceve Germanò. Ciglione si libera dei due o tre avversari, non del quarto, che arpiona questo pallone. Punizione già battuta, in possesso di palla Scopelliti, circondato da due avversari, finisce col perdere palla ma in maniera irregolare, anzi è lui a commettere fallo, dice l'arbitro. Punizione già battuta, la Canà, perde palla Danilo Romeo, insiste Mangano, Scopelliti, Mangano, Scopelliti, e questi è Assumma, palla nelle retrovie a beneficio di Tramontana, interno destro ancora verso Scopelliti che d'esterno destro ha tentato di mettere in movimento Nava, Menicucci su cui commette fallo Germanò, punizione già battuta, Zaccone va al tiro, bella parata, porta sguarnita, tiro e la palla colpisce beffardamente il montante e rimane lì
Merito vicinissimo al gol in 2-3 occasioni in questo frangente, siamo appena al 19°, ma il risultato rimane ancorato sullo 0-0. Manovra Danilo Romeo. Ciglione, Zaccone, va al tiro Zaccone, respinto dalla difesa. Minicucci va al tiro Ielo, una ciabattata dai 25-30 metri che è passata una spanna sopra la trasversale difesa da Crupi, tutto questo al 20° nel corso della prima frazione di gioco. Al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, Costa Ionica Regina, Stadio Saverio Spinella, sempre 0-0 tra Futsal Melito e Salice 2004. Minicucci, limite dell'area, va al tiro e questa volta il pallone fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli. Tutto questo quando siamo giunti al 20° e 30 secondi nel primo tempo. Il Merito da qualche istante si fa vedere più spesso dalle parti di Crupi e in diverse circostanze ha avuto la palla gol, ma il risultato rimane ancora sullo 0-0. Aggancia Summa, porta il pallone a spasso, quindi d'interno sinistro cerca di mettere in movimento lo sgusciante puntoriere sul settore. C'è un urlo tarzanino da parte di Nunzio Manti, esce, agguanta e mette in movimento Candido, e da questi ancora verso Ielo sul settore sinistro, ha superato la linea centrale del campo. Zaccone, Ielo, cross sotto porta, tiro, rete. Merito in vantaggio, il gol era nell'aria. Azione brasileira tutta di prima e Zaccone non ha avuto difficoltà con una sciabolata in diagonale a depositare il pallone in fondo al sacco nell'angolino più lontano, dove nulla ha potuto questa volta Crupi. Ventunesimo del primo tempo, Merito Futsal 1, Salice 2004-0, autore del gol Zaccone al 21° del primo tempo. Vedremo ora quale sarà la risposta affidata allo sgusciante puntorieri su cui commette fallo. E c'è anche un cartellino giallo estratto ai danni di Giovanni Calabro Primo. La risposta del Salice 2004 c'è stata con questa incursione sul settore di destra dello sgusciante Montorieri, che si era involato verso la porta difesa da Nunzio Manti proprio all'ingresso quasi millimetrico. Fallo sanzionato dall'arbitro con questa punizione. Sulla linea di battuta c'è Tramontana, arrivano i saltatori, cross sotto porta, ha sprecato tutto, nulla di fatto, può dormire sonni tranquilli tra due guanciali Nunzio Manti, che raccatta il pallone, lo sistema
sulla linea dell'area piccola, lo scambia con Ielo e questo è il solito Candido, laterale a sostegno, colonna portante del centrocampo locale. Danilo Romeo, Ielo, Zaccone, viene chiamato in causa capitan Franz Baccellieri. Il passaggio di Calabro non sortisce effetto alcuno, ma rinviene dalle retrovie Rodolfo Barilla, poi Romeo cerca di mettere in movimento Ciglione. Zaccone, c'è stata una deviazione e non è riuscito il portiere a impedire il secondo calcio d'angolo a favore della formazione di casa, quando siamo giunti al 25esimo e 10 secondi nel corso del primo tempo. Il risultato è cambiato a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, i padroni di casa sono passati in vantaggio per merito di Zaccone. Terzo calcio d'angolo che non ha sortito effetto alcuno. Punizione conquistata da Minicucci, si smarca e riceve, limite dell'area, sta per entrare in area, finta e doppia finta, non abbocca il difensore, cross sotto porta. Smorza quel tanto che impedisce al pallone di raggiungere Franz Baccellieri, che si era appostato a non più di due metri da Crupi. Svanisce l'opportunità, inseguono il pallone la Canà, che poi lascia sfilare a bordo campo, e Nava, che non ha sprintato per niente. L'ultimo a toccare, a parere dell'arbitro, è stato il difensore di casa. Finta e doppia finta, ci fa venire in mente il proverbiale detto: di un grande allenatore, Vujadin Boskov, che a proposito di Benny Carbone disse: un bel attaccante, con le sue finte di corpo spiazza quasi sempre gli avversari, ma qualche volta spiazza pure i suoi stessi compagni. Ventisettesimo del primo tempo, sempre 1-0 per il Melito. Non hanno fretta i giocatori ospiti per tentare di conquistare il pareggio, e nemmeno per la verità gli attaccanti di casa di mettere il risultato in cassaforte. Danilo Romeo lascia Zaccone, Candido, non si chiude il triangolo per Zaccone, se ne va Germanò, questi è Pulitano, che poi conquista un calcio d'angolo. Tutto questo al 28esimo del primo tempo, a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, con la squadra di casa in vantaggio per 1-0. Il gol è stato segnato da Zaccone al 21esimo del primo tempo, su azione manovrata tutta di prima, bellissima. Con tutta calma Candido mette in movimento Calabro, e da questi a Minicucci, con questo lancio scivola
Napolitano, ma la rimessa è dei Verdi del Salice 2004, Scopelliti in fase arretrata. Canà, con l'aiuto di Ielo serve Danilo Romeo e da questi a Candido che apre su Ciglione, non aggancia per niente, un'ottima palla Minicucci, un gol preziosissimo fino a questo momento, quello messo a segno da Zaccone. È l'unica rete della partita, quella che consente alla formazione di mister Silvio Malaspina di condurre per una rete a zero, un gol prezioso come uno smeraldo della Colombia. Il centromediano Postorino d'esterno sinistro mette in movimento i propri attaccanti, si allunga il pallone Postorino. Politano, si trattava del numero 9 Politano. Romeo Ielo, non si chiude il triangolo per Zaccone. Porta sguarnita, tiro con la porta vuota. Il Melito fallisce la più ghiotta delle occasioni con Rodolfo Barilla, che aveva tentato di sorprendere doppio errore sia da parte del portiere che di Barilla. Il primo aveva offerto la palla, un pallone d'oro su un piatto d'argento, il secondo Rodolfo Barilla non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, svanisce la possibilità al 31 e 50 secondi per il merito di mettere il risultato in cassaforte, sempre 1-0. Pericolo, porta sguarnita, tiro, rete, pareggio. Trentaduesimo del primo tempo, arriva il pareggio di Puntorieri. Non ci è sembrato ottimamente piazzato il suo diretto avversario e nemmeno la difesa, per la verità. E Puntorieri si è ritrovato proprio tra i piedi, quasi senza saperlo, la palla giusta. Ha insaccato imparabilmente. Candido, Romeo, Zaccone, uno spettacolare tacco all'indietro che chiama in causa Crupi. Nicolò Piede spedisce il pallone verso la linea centrale del campo, aggancia Ielo, poi viene sovrastato da Capitan Scopelliti, ha recuperato nel frattempo la difesa locale. Non si intende la Galà con Candido,
Questa volta l'arbitro non concede la regola del vantaggio a Germanò, che si stava involando dalle parti di Manti. Si arrabbia di brutto la panchina, ma anche i giocatori in campo, per questa mancata concessione della regola del vantaggio. Calcio piazzato per la formazione ospite, l'arbitro va a contare. Calcio piazzato per la formazione ospite, che ha la possibilità addirittura di effettuare un clamoroso ribaltone. E prima della possibile deviazione di Politano, che si era presentato da solo davanti al portiere, è arrivata questa provvidenziale deviazione in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo per la formazione ospite, tre ne ha battute anche il merito. Grappolo domani in aria, parte il cross, salta a vuoto l'attaccante finta e doppia finta di Candido, palla per Minicucci, viene chiamato in causa Manti, lancio di prima verso Cilione, perde palla ma poi la recupera, manda a gamba all'aria il suo diretto avversario. Che si infortuna addirittura nella circostanza, è stato preso in contropiede ed è caduto quasi all'altezza della linea centrale del campo. Guai muscolari per centromediano Postorino. L'arbitro autorizza l'ingresso del massaggiatore, compagni avversari intorno a lui, c'è anche l'arbitro. Intanto i giocatori si dissetano. Trentaseiesimo del primo tempo, risultato che è cambiato al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Futsal Merito 1, Salice 2004-1, autori dei gol al 21esimo del primo tempo Zaccone, al 32esimo sempre del primo tempo Puntorieri. Il gioco è fermo, il giocatore a terra, si tratta di Postorino, centromediano dei Verdi, che è crollato quasi all'altezza del cerchio del centrocampo su una finta di corpo di Cilione, una micidiale finta di corpo che lo ha e dalla panchina arriva l'ordine del cambio. Mister Massimiliano Solendo trentottesimo del primo tempo, prima sostituzione della partita. È entrato con il numero 13, l'unico calciatore in panchina, e cioè Crea. Restituita cavallerescamente la palla al merito. Si smarca e riceve Zaccone, limite dell'area, ancora Zaccone, con
commette fallo e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato fuori dalla formazione ospite. Quando siamo giunti al 39esimo del primo tempo, anche questo è un gol prezioso, quasi quanto un topazio del Brasile. 1-1. Rimessa laterale del solito fluidificante esterno Germano, che cerca di mettere in movimento Nava. Il pallone ha superato però la linea dell'out e l'arbitro sanziona il signor Marco Grimaldi della sezione di Reggio Calabria con una rimessa già battuta. Finisce a terra, ostacolato in maniera irregolare, Rodolfo Barilla. Candido si smarca e riceve Candido, l'esterno destro verso Danilo Romeo, un cross verso Minicucci, palleggio sul settore di sinistra, il cross viene deviato in calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo per il Melito, in tutto 7, 3 per il Salice 2004. Il risultato è 1-1. Grande parata del portiere Melito, vicinissimo al gol del 2-1. C'è stato un batti e ribatti. C'è stato un intervento dubbio da parte del direttore di gara, che fino a questo momento, a nostro modesto avviso, ha diretto bene. 41esimo del primo tempo, 1-1 tra Futsal Melito e Salice 2004. Cerca di mettere in movimento per porta sguarnita. E prima che il pallone finisca la sua corsa in fondo al sacco, la deviazione opportuna era stata precisa e tempestiva da parte di Zaccone, ha salvato proprio sulla linea bianca. Melito vicinissimo alla segnatura in almeno 3-4 occasioni, non molte per la verità, ma ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili. Quando il palo, quando il portiere, quando il difensore, sta di fatto che il Melito non sia riuscito a trovare il bandolo della matassa per tornare in vantaggio, sempre 1-1, Zaccone al 21esimo e Puntorieri al 32esimo. Ormai siamo agli sgoccioli, 42-36. Agancia Candido, Minicucci, e stavolta fallisce in maniera clamorosa la possibilità, anche perché c'è stata una deviazione di un difensore che ha tolto letteralmente il pallone dal piede di Ielo che si era presentato in area. Quinto calcio d'angolo per il Melito. Spreca tutto, non c'è molta determinazione, molta convinzione. C'è un laissez-faire che ha determinato fino a questo momento il risultato di parità 1-1. Zaccone al 21esimo, Puntorieri al 32esimo. Il Salice 2004 intanto ha arretrato
il baricentro a ridosso della linea centrale del campo. Si smarca e riceve Calabro primo, dialoga con Barilla, recupera Minicucci, palla sul sinistro, cerca di mettere in movimento Barilla, intuisce tutto e avete visto che capitano Franz Baccellieri. Esce il portiere, si libera di due avversari addirittura in bello stile e soprattutto neutralizza la possibile conclusione degli attaccanti locali. Minicucci smarca Zaccone, entra in area, Zaccone si incischia, palla sul sinistro, porta sguarnita, arrivano in due, Cilione va al tiro, Manti viene chiamato in causa, si libera del pallone spedendolo in avanti. Zaccone si libera in bello stile da solo, entra in aria davanti al portiere, cross e stavolta Minicucci non perdona. Merito che torna in vantaggio al 45esimo e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Merito che torna in vantaggio dunque per merito di Minicucci, che ha deviato in fondo al sacco un cross proveniente dalla destra, nonostante il disperato tentativo di Crupi, che è già ha fatto miracoli in almeno 4-5 occasioni. Merito che torna in vantaggio al 45esimo e 20 secondi. Era passato in vantaggio al 21esimo con Zaccone, pareggio di Puntorieri al 32esimo e gol di Minicucci al 45esimo. C'è un altro infortunio occorso a un attaccante ospite. L'arbitro è lì, va a sincerarsi delle condizioni del giocatore, autorizza l'ingresso del massaggiatore, ma non serve perché il giocatore accenna a rialzarsi. Zaccone entra in area, cross, un tiro cross e il Melito ha avuto ancora un'altra palla gol a legittimare il vantaggio, che ci sta tutto, ha costruito di più rispetto agli avversari, ha avuto più palle gol. Proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 2-1 a favore del Melito Futsal nei confronti del Salice 2004. A risentirci fra un quarto d'ora per la telecronaca del secondo tempo. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna al regista, e cioè a Bruno Taverna.